152. Da ragazzo osservavo le forme che le masse compatte delle termiti assumevano nella loro vita di gruppo. Ad ogni scopo corrispondeva una forma precisa. Prima del combattimento, il nucleo di testa diventava una stella per sfondare meglio il fronte avversario. Divenni più grande e mi domandai: perché le api costruiscono senza pensare le piccole celle poliedriche senza sbagliare? Perché nel termitaio le singole operaie si coordinano per lo scopo globale? Insetti numerosissimi, a livello individualmente insignificante, compiono lavori diversi e articolati in un disegno complesso. La loro intelligenza può essere fatta risalire al singolo animale provvisto di un sistema nervoso elementare, oppure si tratta di qualcosa che trascende le modeste possibilità di ciascun elemento del gruppo? Cercai di rispondere a queste domande e mi convinsi che la natura è un giornale sublime che ognuno può leggere, e divenni entomologo. Commento. Qualcosa che trascende le modeste possibilità di una termite o di un'ape è la mente istintiva universale che noi abbiamo acquisito nel mondo animale e che adesso ci permette di guidare un'auto anche quando siamo distratti.